Viviamo in un momento di crisi, ma la crisi la si può affrontare in due modi. O si galleggia e allora si soccombe, oppure si innova, si cambia e allora la si affronta. Noi abbiamo deciso di fare questo in Puglia, di investire nella ricerca e nell'innovazione, di dare alle imprese un supporto reale e concreto per aumentare e migliorare i loro investimenti. Abbiamo cercato di cambiare i metodi, incontrare le città, stipulare con loro patti per fare città smart, città intelligenti che siano vicine ai bisogni dei cittadini, e abbiamo cercato di coinvolgere le imprese in un grande piano di investimenti in ricerca e innovazione. È per questo che abbiamo emanato una serie di bandi per l'internazionalizzazione. Abbiamo aiutato le imprese, le grandi, le piccole, le medie, tutte quelle presenti in Puglia, ad investire in ricerca e innovazione per poter competere con le altre imprese di altri mercati e quindi continuare ad avere la possibilità di assumere giovani che altrimenti avrebbero dovuto andare all'estero per trovare un'occupazione. Si è trattato di aiuti alle grandi imprese con 44 contratti di programma. 17 di quei 44 contratti di programma sono di multinazionali estere che occupano da noi oltre 10.000 lavoratori. Nessuno può lavorare da solo. È importante la nascita e la crescita e lo sviluppo di un indotto di imprese che lavorano con pubbliche amministrazioni che anch'esse investono nell'innovazione. Da qui nascono i Living Labs, laboratori viventi in cui le università, i centri di ricerca, le scuole, le città, cioè le amministrazioni locali e i cittadini lavorano insieme per avere un progetto condiviso. Abbiamo lavorato anche per rendere complessivamente il territorio più infrastrutturato. Gli investimenti nelle aree industriali sono serviti a questo, oltre 160 milioni di euro. Poi un'importante attività di infrastrutturazione immateriale, con la banda ultralarga, un investimento che prevede il finanziamento di 95 milioni di euro sul territorio, e le scuole, gli ospedali, le pubbliche amministrazioni tutte avranno la banda larga direttamente in sede. Così potranno offrire ai cittadini servizi digitali innovativi, quelli inseriti nell'agenda digitale della Regione Puglia. Sportelli telematici online che forniscono risposte alle domande dei cittadini e delle imprese in maniera efficace e anche in maniera dinamica per essere tempestivi e semplici. Grazie alle nuove tecnologie abbiamo snellito anche i procedimenti della giustizia, che è diventata digitale. È stata estesa a tutto il territorio, portando i tempi del decreto penale da 3 anni a 21 giorni. Abbiamo cercato di intervenire anche su un ulteriore problema, che è il credit crunch, lo dice la parola stessa, e la restrizione del credito verso le imprese. Una manovra di oltre 150 milioni di euro che ha accompagnato le imprese verso il finanziamento bancario. Oggi possiamo dire che quasi 4 miliardi di euro di investimento sono stati realizzati in Puglia, grazie agli incentivi regionali. Usare i fondi europei è stato indispensabile. La regione non aveva fondi sufficienti. I fondi europei non cadono a pioggia, bisogna avere un progetto. E il nostro progetto è stato quello di avere una Puglia inclusiva. Ma ve la immaginate voi, una banca che dà un mutuo ad un giovane disoccupato e senza reddito? È per questa ragione che abbiamo fatto un bando che si chiama NIDI, Nuove Iniziative di Impresa, stanziando 54 milioni di euro proprio a favore dei giovani, delle donne, dei cassi integrati, dei disoccupati che non hanno la possibilità di andare in banca, ma che comunque hanno il diritto di realizzare il sogno della loro vita. Oggi la Puglia è una regione dinamica, conosciuta non solo in Italia, ma ovviamente anche all'estero. Gli aeroporti sono cresciuti, i voli sono aumentati, le città raggiunte sono aumentate. Ma a cosa sarebbero serviti tutti questi investimenti se non avessimo investito anche nell'attrattività delle strutture ricettive presenti in Puglia? E continueremo a farlo con bandi che già stanno usando oggi la nuova programmazione dei fondi europei.
Siamo la prima regione d'Italia a farlo e non perché siamo più dinamici o più bravi di altri, ma perché pensiamo che usare i fondi europei subito sia indispensabile per attivare la crescita. E questo può avvenire solo se siamo tutti consapevoli che per uscire dalla crisi non si può stare fermi, ma bisogna investire sul cambiamento.